Ruanda. Una distesa di campi coltivati, allevatori, mucche al pascolo. Un'immagine di tranquilla vita contadina che nasconde un segreto mostruoso. Centinaia di corpi che a 30 anni dall'ecatombe del 1994 continuano ad affiorare. La stagione delle fosse comuni inizia a marzo, con l'arrivo delle piogge. L'acqua scioglie gli argini dei fiumi, penetra nel fango, scava solchi nella terra color sangue. E dalle foreste, dalle paludi, dalle mille colline del Ruanda emergono i fantasmi del passato. We are still found the bodies of the victims in different mass graves. We have, for example, you see all those coffins. You have the bodies of the victims in those coffins. In one coffin, you can find more than 30. Some of them killed by the guns and others killed by traditional weapons like machete. Tolika è un memoriale del genocidio, uno dei luoghi simbolo di un paese che cerca di voltare pagina, che in qualche modo ci è riuscito, ma la memoria e il ricordo sono indelebili. In general, he buried more than 45,000 Tutsi, in more than 45,000 Tutsi, more than 10,000 Tutsi killed here at this space, outside of this building. Il custode del memoriale si aggira tra le montagne di vecchi vestiti, di ogni taglia, di ogni misura, scoloriti. Resti di vite di cui nessuno parlerà mai, se non perché appartenenti ad una pagina di storia ancora a tratti oscura, impossibile da spiegare. Rimane la memoria, perché non accada ancora. We have also the many body we preserve in order to teach the world what happened here in Rwanda, especially here in Bugesera. La chiesa di Nyamata. Qui furono trucidate 10.000 persone. Sui banchi sono accatastati i loro abiti insanguinati. Ancora una volta montagne di vestiti incrostati di terra. Sul pavimento della navata ci sono migliaia di teschi, file interminabili di tibie e di femori. In un angolo bare coperte da lenzuoli bianchi e fiori di plastica. Nella chiesa del massacro di Nyamata c'è anche la tomba di un'italiana, Antonia Locatelli, una volontaria che era venuta qui in Ruanda insieme a un gruppo di suore svizzere, le suore ospitaliere di Santa Marta, ed è stata uccisa per aver denunciato subito all'inizio del genocidio il massacro dei Tutsi. Le suore con cui Antonia Locatelli aveva lavorato sono ancora qui. Hanno una scuola per i bambini e un ospedale dove assistono i malati incurabili e gli anziani rimasti soli. Sono passati 30 anni, ma Suor Felicité ricorda tutto come se fosse adesso. Vous avez connu Antonia Locatelli? Oui. Elle était venue ici pour aider comme volontaire. C'était déjà, ça commençait déjà la guerre. Alors, comme elle allait sortir pour vraiment secourir aussi les gens qui étaient venus pour se réfugier à la paroisse, alors quand elle est sortie, justement, on a tiré sur elle. Elle était dans sa maison ici? Oui, elle habitait dans sa maison ici. Tout près d'ici? Oui, tout près d'ici, derrière là-bas. Alors elle est sortie pour vraiment voir tout ce monde qui est venu. Alors c'est comme ça qu'on a tiré sur elle. Una messa. La Chiesa, che ha avuto pesanti responsabilità prima del genocidio, è ora impegnata nel processo di riconciliazione nazionale. È qui che incontriamo Alice ed Emmanuel. Lei vittima della follia omicida di quei giorni. Lui è il suo aguzzino. È un uomo che non riesce ancora ad incontrare, eppure vivono nello stesso posto. Erano allora e sono ancora vicini di casa. Cyangwa se genocide uko byagenze byayo interahamwe batwigishije ko umututsi ari mubi. Noneho batwigisha ko batubwira ko tugomba kwica umututsi akavaho. Njye ubwanjye nyine isomo rimajije kungeramo narishe nisha abantu benshi.
nagiye mu bitero uhereye ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 1994 nagezemo nica abantu 14 narama niho nahongiye baje kwinjira hano mu rusengero twaje kugera hangaho rwose hano turahazunguruka ngeze mahanga nsanga huzuyemo abantu hano atandukanye ndaza noneho mbonye hari abantu benshi cyane. Alice Mukarurinda ha 53 anni e 5 figli, è vedova da un anno. Entra nella chiesa in cui cercò rifugio 30 anni fa. Era il 6 aprile 1994 quando ebbe inizio uno dei più sanguinosi episodi della storia. Il genocidio per mano dell'esercito regolare e delle milizie paramilitari in Terahamwe, dei cittadini di etnia Tutsi e degli Hutu moderati. In poco più di 3 mesi, 1 milione di persone, uomini, donne, bambini, vennero massacrati a colpi di Kalashnikov, macete, asce e mazze. Hari ingabo zari z'igihugu. Izo ngabo zanizo zatubyutsaga mu buriri mu gitondo kare, bazindutse. Bakaza rero bakatubwira ngo nituze, ubwa mbere baje batubwira ngo nituze bajye kuduha imari. Baguye hangana bicaye hangana aho baguye. Ariko ntago nabashaje ngiye kuba nago mahangana hasanze abantu benshi ndasohoka maze gusohoka mpita njya hanze kino gitenge n'icya mukuru wanjye hano hari ikindi gitenge nacyo ngeze ku itariki 29 nibwo twagiye kubona tubona haje amabisi menshi araza parika Nyamata mu kibuga cy'umupira badupakira muri iyo muri ayo badupakiye mu mabisi hari amabisi menshi batuzana tutazi aho tugiye kubona tubona tugeze hariya ku gifunzo Intarama ubu bahitaga ngo ni kuri CND ariko ngiye ntago bamaze kuhatwika bakubise amagrenade hano hose hatandukanye no hejuru nyina yisa nsohoka nagenda njya hanze mbese ni ukuvuga ngo hano haguye imiryango yanjye abantu bagera kuri 16 n'undi Interahamwe zarakomeje ziradukurikirana baraza baradutemagura bazana n'abasirikare bica abantu mbese bahereye iruhande yaba ari uruhinja yaba umukecuru yaba umusaza baraza barica bahereye iruhande nibwo nanjye babashije kongeraho igitero cyangezeho cyari kinini cyane cyari kirimo Manuel nibwo yabahise afata umuntu anca akaboko maze baratubwira abasirikare baratubwira ngo nimukore umurongo umwe gutya mbese mitrayeri noneho barasa mu gifunze amasasu menshi hejuru hariho kajugujugu ziri kugenda zirasamo amasasu menshi kubera ko nagezemo muca akaboko naramuteme mutema na hano abandi bamukubita ubuhiri undi amukubita icumu hano rihinguka undi amwicira umwana twasize yapfuye isa namwishe yari yarapfuye no ku mpapuro z'ubwirege bwanjye nanditse nzi ko yapfuye ariko majije kumubona nkumva mfite ubwoba bwo kuba namwegera ariko undi mutima ukambwira ati genda umusaba imbabazi. Le chiese sono simboli, monumenti alla memoria. Nyamata, Ntarama. Nelle chiese la gente si rifugiava pensando che fossero luoghi sacri e inviolabili, invece diventarono la tomba di migliaia di persone, a volte con la complicità di alcuni religiosi. A un'ora di macchina a sud di Kigali, la gente del villaggio si raduna all'ombra di un grande albero. In maggioranza sono donne e uomini anziani o di mezza età. Seduti sull'erba, ascoltano, discutono, poi scribacchiano dei nomi su pezzetti di carta che vengono raccolti sul prato. Sono i sopravvissuti del genocidio che eleggono il rappresentante locale di Ibuka, la loro associazione. Sur place, mais aussi dans les lieux environnants, de cette colline de Nyanza de Kicukiro. J'ai eu mon diplôme et j'ai travaillé dans une association internationale qui s'appelle. Sopra una lunga fila di nomi. I sopravvissuti cercano ancora i resti dei loro congiunti assassinati. Parce que ceux qui ont été tués ont été jetés un peu partout, dans les toilettes et les latrines. Dans les fosses communes et même dans les rivières. Alors c'est très compliqué de savoir exactement où se trouvent ces corps et surtout que les bourreaux, ceux qui les ont tués,
n'ont pas la volonté de donner des informations où se trouvent ces corps. Nelle prime ore del genocidio, 10 militari belgi della missione delle Nazioni Unite, incaricati di proteggere l'allora primo ministro, furono portati in questo campo militare e trucidati. Si spalancarono le porte dell'inferno. I militari e le milizie Hutu cominciarono a massacrare i Tutsi nella capitale e poi in ogni angolo del paese, nei villaggi, sulle strade, nelle case, nei luoghi di culto. 30 anni dopo, il trauma di quei mesi è ancora vivo. Le ferite sono ancora aperte, anche se lentamente si stanno rimarginando. Pour les rendre hommage, pour les tirer dans l'anonymat, c'est le seul moyen que nous pouvons faire pour garder leur mémoire.